sono complice. E quindi per adesso chi si muove di più, vedete, ecco, sono le associazioni. Sono le associazioni, sono le dottoresse che si consorziano tra loro, sono dei pionieri. Quindi è una cosa che a me mi ha messo angoscia, pur non avendolo dentro casa, questo problema però mi ha veramente spaventato tantissimo. Perché nel caso di una leucemia io so che devo andare da quell'ematologo, quel centro è più bravo, nel caso di un tumore pure. Questo no, questo non si sa. Questo è, andiamo sul passaggio di informazioni che fanno le associazioni in questa, in una serata come questa. Quindi un dramma nel dramma, veramente, veramente, come mi raccontava Sabrina, quando è capitato a lei, io mi sono trovata in mezzo al mare a non sapere cosa faccio adesso. Passo la parola a questa altra signora che vuole fare una domanda. Allora, io volevo fare una domanda, non ce l'ho tanto chiara, nel senso che quando prima avete parlato delle strategie per chi ha avuto questo problema, quindi è in grado di innescare un ragionamento e evitare. Io mi chiedevo, laddove si tratta di una, degli adolescenti, voi fate formazione anche nelle scuole, no? Sentivo così. Quindi ci sono dei fattori di rischio, supponiamo, legati sia al discorso ambientale occidente in cui viviamo e anche a una natura personale, all'individualismo della ragazza. Come si può, tra virgolette, so che è sbagliata questa domanda, però non dico prevenire, però anche la famiglia che ci sta intorno, che si rende conto che ci sono degli elementi di rischio. Quindi non c'è una malattia conclamata, si spera di non arrivarci, però si vede che ci sono, no, dei segnali. Io penso sia sbagliato, adesso io dico così, trattarla come una malattia quando ancora non c'è, quindi far sentire una malata una persona che magari è solo più sensibile, è solo più anche sensibile a determinate cose e ha un'autostima più bassa, cioè quindi se stesso e il perfezionismo. Io noto le due cose molto insieme, questa cosa qua. Però vedo anche molto pericoloso trattarlo come un malato, cioè metterlo nelle mani, adesso io non conoscevo queste cose, nelle mani di un professionista, spesso dettato dal lucro, cioè senza la fine è un professionista che è, e quindi che fa diventare magari o fa sentire malata una persona che non lo è. Una semplice persona, che ragazzina, che attraversa delle insicurezze. Quindi mi chiedo, è difficile porre la domanda perché non la so fare, è un po' complessa, però come può la famiglia magari stare attenta a cercare di creare delle, sugli hobby, sugli sport, su tante attenzioni per non porre eccessiva attenzione a quell'elemento che alla fine è cibo. Cioè, mi chiedo questo, insomma, come si può fare per aiutare prima di arrivare alla malattia. E io vorrei aggiungere, se posso, quanto è importante la rete familiare a partire dai nonni nel coadiuvare, insomma, nel fare il recinto a questo disturbo. Allora, dato penso che sia risposta poi fondamentalmente da sola, nel senso che, no? Il ragionamento è stato ottimo, nel senso che è giustissimo, non si può etichettare, no? Poi come malata una persona che non lo è fondamentalmente, tant'è che i progetti di prevenzione nelle scuole non affrontano in maniera diretta il disturbo dell'alimentazione, ma vanno a cercare di prevenire appunto lo sviluppo di fattori di rischio. Ad esempio, a partire dalle scuole medie, la parola disturbo alimentare nemmeno viene nominata, insomma, quindi c'è tutta una psicoeducazione, si chiama scuola in forma, ed è un format, insomma, studiato che appunto cerca di prevenire lo sviluppo di un'attenzione particolarmente eccessiva riguardo all'alimentazione, al peso e alle forme, ecco, senza mai trattare del disturbo, ok? E alle superiori si cerca molto di andare a scardinare tutto quel condizionamento psicosociale che le ragazze subiscono appunto nella nostra società, quindi andare un po' a mettere in discussione poi tutto quello che vedono intorno e magari appunto interrogarsi su come trovare strategie più funzionali per basare la propria autostima piuttosto che appunto sulla trasformazione del corpo e sul giudizio poi altrui. Quindi è
già lì viene fatto, diciamo, un lavoro in cui proprio quei fattori di rischio si cerca, se ci sono, di non appunto ingrandirli, sia di non svilupparne altri. Per quello che riguarda la famiglia, credo che se la famiglia appunto ha occhi per vedere determinati segnali, perché poi molto spesso questo non avviene, il problema è questo, cioè si tende un po' a negare, no, la presenza di alcuni segnali, e se invece vengono visti, come appunto diceva lei, il fatto di non forzare, no, la mano sull'attenzione verso il corpo, verso il peso, verso l'alimentazione, ma magari portare proprio l'attenzione su altri aspetti nella vita, è una delle strategie migliori. Quindi rinforzare tutto quello che il ragazzo o la ragazza fa negli hobby, nella scuola e quant'altro, è già una prevenzione. Chiaro che può non bastare, questo è inevitabile, però è quello che una famiglia può fare. Magari appunto il ruolo dei nonni potrebbe essere quello di osservatori magari un pochino più attenti, no? Perché magari oggi i genitori, sia mamma che papà, sono presi da ritmi frenetici del lavoro, magari stanno poco in casa, e ci è capitato, no, che magari hanno telefonato proprio i nonni per chiedere informazioni, perché hanno visto la nipotina che ha iniziato a perdere peso, o che stando a pranzo da loro ho cominciato a dire: nonna, da oggi io non voglio più la pasta, non voglio cucinare più. Magari la mamma e il papà di questo non ne sapevano niente, quindi forse, ecco, questo richiamo alla famiglia, all'unione e all'attenzione, insomma, nei confronti dei figli, è anche importante. Altre domande? Ci sono altre domande, concludiamo la serata. Allora, praticamente io adesso vi vorrei invitare, a, prima dei saluti finali, dei ringraziamenti, a sottoscrivere l'iscrizione a Cultura Attiva, perché come vedete stiamo facendo un lavoro con le nostre semplici forze di volontà. Stampiamo volantini, prendiamo in affitto una sala, magari trattiamo temi, andando avanti solo con i 20 euro dell'iscrizione. Quindi vi invitiamo caldamente a partecipare, e poi magari a fare come ha fatto Antonella, che da nuova iscritta ha proposto questo tema, ha sfondato una porta aperta, e tutti insieme nell'associazione ci siamo mossi e abbiamo organizzato questa serata che trovo molto interessante. Quindi ecco, ciò non toglie che voi da iscritte e iscritti potrete proporre un tema, e ne discutiamo insieme, e tutti insieme vi sosterremo e sarete qui con noi a trattarlo, un tema di qualunque genere, perché come ha detto il Presidente prima, noi trattiamo qualunque genere di tema, dall'arte al lavoro, alla situazione idrogeologica del luogo dove viviamo, quindi la prevenzione delle calamità naturali, alle riforme costituzionali, alla salute con questo tema, con i vaccini, all'arte. Quindi ecco, vi invito caldamente stasera a darci il vostro sostegno per poter continuare il nostro lavoro, perché come vedete noi non abbiamo dietro né sponsor, né case farmaceutiche, né ditte, ma solo la nostra voglia di fare. Allora passo ai ringraziamenti anzitutto all'IDAP, rappresentato qui dalle dottoresse, che sono state veramente, veramente affabili, disponibili, e hanno dato il loro sostegno gratuitamente, siamo tutte persone volontarie. Ringrazio Sabrina Cantori per essersi così spesa e per anche tutto il lavoro che fa, e per averci fornito questi vademecum che potrete prendere, e anzi vi invitiamo anche a divulgare. E ringrazio il Comune di Falconara che ci ha sostenuto, è stato veramente entusiasta dell'idea, e vi ringrazio voi che con la vostra presenza avete reso significativo. Volevo solo dire che nella brochure che avete lì, qui dietro c'è il nostro sito www.associazionedelpiano.org, in cui troverete praticamente tutti i progetti che abbiamo in campo,
i video, anche questo video che avete visto, anche altri video e altre insomma, informazioni che voi potete consultare. Grazie. Ecco, e dicevo grazie a voi perché con la vostra presenza rendete significativo il nostro lavoro. Se voi non foste qua, noi ci sentiremmo degli idioti. E poi ringrazio il Centro Culturale che ci ospita, ringrazio Antonella perché è stata il motore, la scintilla di questa serata, e ringrazio lo studio Modo Design di Iesi che ha curato la grafica di questo manifesto pubblicitario per questa sera, che ci supporta nel tempo con le capacità pubblicitarie che ha. E grazie, concludiamo la serata con un applauso. Ringraziamento anche a Carlo, il nostro regista, Carlo Tardarelli, che praticamente ci permetterà di lanciare questo messaggio. Grazie Carlo. Grazie.